si è lamentato perché la casa era piccola, però andava bene perché era vicino alla SIP. Però sono palazzoni tutti messi così, no? Che ci sono due entrate. E palazzoni messi in tondo così che formano come un giardino nel mezzo, no? Sotto casa avevamo la posta, una posta, no? Però siccome per entrare in casa si passava sotto un portico, che qui c'era uno che vendeva il pesce, no? E qui che faceva angolo, proprio con tutte le vetrine che guardavano la porta della casa, c'era un bar. E il barista al bancone l'aveva proprio in faccia alla porta. E allora lì Santino si è incastrato perché dice: una casa proprio dove c'è un bar devi trovare, quello lì è un curioso. Infatti dopo, siccome c'era in questo mazzo di chiavi le chiavi delle cantine, diciamo, no? Facevi tutta la cantina e uscivi in un cortile di dietro alla casa con un'altra entrata dalla strada. Allora io ci ho detto: beh, se no, andate giù uno alla volta, dico, poi se non vi volete far vedere, dico, passate da lì sotto, perché dal di dietro si poteva mettere anche le macchine. Infatti quelle due che avevano rubato, che le avevano messe un po' più lontano, però sempre nel cortile di dietro lì, no? E così, insomma, ci siamo aggiustati, diciamo, no? Poi dopo Prima di passare a Brescia, sì. Lei, intanto mi pare che Santino le avesse dato due scelte, dice, di città. Lei ha detto Brescia, ha detto anche un'altra. Parma. Ma le domande bisogna farle, sennò come si fa? Purché non suggerisca le risposte. Non ottenendo la risposta, ritengo inutile l'audizione della signora Fontana. Presidente, una risposta che... già data, l'ha già detto. Non sono dichiarazioni spontanee. Lei ha cercato solo a Brescia? No, l'ho detto anche prima, ma aveva detto a Parma o a Brescia. Perfetto. A Parma ha cercato? Prima di andare a Brescia, siccome c'è mio cugino a Parma che fa l'imprenditore edile, no? Allora ci sono andata con mia sorella, da mio cugino, e così sono andato a trovare mia zia una cosa e l'altra, e dico, siccome adesso l'ho fatta disintossicare a Villa Chiara, avrebbe bisogno di venire via da Bologna, dico, non ce l'hai mica te un appartamento, dico, da affittarmi per 5-6 mesi, dico, ma non gratis, ti do quello che ti devo dare, dico, poi dice, no, io non ce l'ho, c'è uno che c'è uno studente dentro, viene libero a dicembre, no? E allora dico, però te, essendo che fai questo lavoro, dico, me lo puoi trovare? Perché io ero partita per i 6 mesi, siccome loro avevano detto di pagarlo io, che poi dopo mi avrebbero dato i soldi, io lo cercavo per 6 mesi, perché Santino mi aveva detto che gli serviva per 6 mesi. E mio cugino ha detto, beh, volentieri, se te lo trovo, insomma. No, però lui non è riuscito a farmi trovare questo appartamento per 6 mesi, dice, minimo lo fanno per 2-3 anni, dice, i contratti, per 6 mesi non l'ho trovato. Allora dopo mi sono riversata su Brescia, che l'ho trovata a Brescia, l'appartamento, no? Però prima di andare a Brescia abbiamo fatto un'altra rapina, abbiamo fatto, no? È venuto Santino Contano a casa mia, no? Che appunto mi ha detto di andare a Brescia, una cosa e l'altra, e così così. Poi, siccome era senza soldi, mi ha chiesto se avevo dei soldi da prestargli, 500.000 lire, che poi quando sarebbe stato giù, io avevo messo via 500.000 lire per comprare i libri a mia nipote, che dopo cominciava ad andare a scuola e ci voleva 500-600.000 lire di libri, no? Allora ho detto, Santino, ti do quelle di mia nipote, però sono per la scuola, dico, mi raccomando, dico, appena sei giù mandameli, o se no, insomma, alla prima occasione dammeli, perché io devo comprare i libri. Sì, non ti preoccupare, ti faccio un vaglio quando sono giù, o se no, insomma, in qualche modo, grazie, in qualche modo te li do, no? Poi sono venuti su un'altra volta, che è venuto su. Santino non c'era, è venuto su Pinuccio, Orazio, Marchese,
e Rosario, no? Per vedere di fare qualche lavoro a Bologna, no? Non mi ricordo se è stato in quell'occasione lì o è stato dopo, che praticamente non potevano far niente perché una volta che li ho accompagnati all'aeroporto abbiamo incontrato Dimitri con tre catanesi, no? Che praticamente hanno preso l'aereo assieme a Bertolo, che poi ho saputo che erano quelli che avevano fatto la COP lì dove c'è l'ospedale Sant'Orsola, no? Che aveva fatto quella COP lì. Un'altra volta che ho incontrato sempre dei catanesi con Dimitri, praticamente erano quelli che hanno fatto uno dei banditi è stato ammazzato quando è stato giù, che l'ho riconosciuto dalle foto, che era quello che avevo visto all'aeroporto, non so per cosa, perché si era intascato dei soldi, non so cosa aveva fatto, no? E Pinuccio era tutto incazzato con Dimitri, perché insomma diceva così, che tutte le volte che quelli lì vanno a casa coi soldi, e lui tutte le volte che veniva su per colpa di Dimitri andava a casa in bolletta, insomma, praticamente, e non riuscivano a far niente perché c'era troppa polizia che i lavori li faceva. Poi perché quella posta di via Mazzini Dimitri l'aveva fatta vedere prima a loro, che avrebbero dovuta farla loro, invece l'ha fatta fare a degli altri, no? Lei ha parlato di un altro lavoro che avevano preparato, ci vuole parlare di questo lavoro? Dice, ne abbiamo? No, perché erano venuti su per fare il Banco di Roma, che è in San Donato, vicino alla pizzeria Perla, no? Infatti avevano aperto con la chiave solo che dalla porta laterale della banca, no? Solo che in fondo alla porta, dalla parte interna, c'era come un tubino che teneva ferma la porta, no? E praticamente hanno girato la chiave ma non sono riusciti a aprirla, no? Poi avevano deciso che quella lì andava fatta di venerdì, perché è stato così, no? Loro avevano guardato quella banca lì, no? E poi sono andati giù dicendomi a me di continuare a guardare quella banca lì, tutti i movimenti, chi era la mattina che apriva la porta, perché quello che apriva la porta voleva dire che era il direttore, no? E dovevo tenere a guardare tutte queste cose, poi riferirgliele, no? Infatti ho visto che il venerdì arrivava al furgone, ho visto dalla vetrata, stando nel campetto facendo finta di far girare il cane, no? Che avevo. Ho visto che venerdì, quando è stato un certo orario, gli impiegati della banca sono arrivati, che non ho visto da dove, e hanno messo tutte le mazzette di soldi sopra il tavolo, no? Di venerdì. E poi è arrivato il furgone e si è caricato tutti questi soldi. Perciò tutti gli altri giorni io non l'avevo visto il furgone. Allora ci ho detto, guarda che di venerdì mettono tutti i soldi lì sopra, dice, allora hanno ripiegato su una banca che aveva visto Rosario andando a girare, che sarebbe stata in via Andrea Costa, che c'era la guardia, era in via Andrea Costa. Però da casa mia a via Andrea Costa, dopo il tragitto, sarebbe stato troppo lungo, no? Allora mi hanno dato l'incombenza di trovare qualcuno che ci desse la casa a metà strada, diciamo, no? Io avevo un'amica lì che praticamente usavo casa sua, no? Per qualche volta per andarci a lavorare, no? Che gli davo qualcosa. Allora sono andata da lei, gli ho detto che c'erano dei miei amici che non potevano andare in albergo, erano venuti qui per vedere dei lavori, se potevano appoggiarsi, no? Insomma, praticamente si sono appoggiati in casa di questa mia amica, che lei non c'era andata in montagna, no? Ecco, poi è arrivato il giorno della rapina, però dovevano farla un certo giorno, ma siccome la guardia giurata ha fatto uno scherzo, diciamo, no? Che tutti i giorni era sempre lì presente all'orario, era un ragazzino, no? Arrivava con la Vespa, la Lambretta, si metteva lì. Quel lunedì, è stato credo un lunedì, cioè la guardia proprio non si è vista nella banca, no? Tutto il giorno a girare avanti e indietro, dove era andata a finire questa guardia, no? Allora dice, vai a vedere se è dentro, se non è dentro. Io sono andata dentro, ho detto, mi cambia per piacere 100.000 lire da 500, banca e tutto quanto, no?
Invece il giorno dopo la guardia c'era al suo posto. Allora dice, non si sa mai che il giorno che facciamo la rapina questo sparisce, come, insomma, erano un po' titubanti. Allora solita tiritera, a vedere i movimenti, dove si doveva parcheggiare la macchina, e, insomma, come abbiamo fatto sempre quando dovevamo fare una rapina. Poi dopo è arrivato il giorno della rapina, che l'hanno fatta di pomeriggio. Infatti io sapevo già dove mi dovevo mettere, però in quella rapina lì c'era anche Carmelo. Allora eravamo uno su una macchina, uno sull'altra macchina. Loro hanno fatto la rapina, solo che quando sono arrivati lì al cambio della macchina è macchiato di rosso. Invece quando dopo è salito in macchina ha detto così che erano scoppiati. Vuole precisare, si teneva qui dove? Quale parte? Qui a sinistra, corpo? Qui. Cioè sì. Se alzi un momento in piedi ci faccio vedere. Qui. Ecco, allora diamo atto verbale che invitata a precisare col gesto della mano indica il ventre sulla parte sinistra, poco al di sopra dell'inguine. Continua. E dopo dice sono scoppiati i soldi, se me ne accorgevo, perché lui pensava che era stato un impiegato che ci aveva messo dentro la mazzetta dei soldi, perché siccome quando stavano prendendo i soldi Orazio con la borsa e questi soldi sono scoppiati, allora lui dopo ha raccontato che li ha buttati tutti per la strada, ma dice che faceva un fumo rosso, no? Infatti era tutto macchiato di rosso. Poi nei jeans c'è venuto un buco così, e anche nella carne. Poi tutte le dita dove lui aveva toccato questa roba si sono gonfiate così, come quando uno si brucia, no? E siamo andati a casa della Luminetti. Dentro la borsa c'erano altre due mazzette. La Luminetti? Maria, quella che avevo le chiavi. Perfetto, mi sembrava che non avessi ancora detto il nome. No, non l'avevo detto. Non lo so. E praticamente dentro la borsa c'era altre due mazzette di quelle lì che scoppiano, no? Che sono, che c'è 50.000 lire di soldi sopra, no? Poi dopo è una specie di scatolina, fatto che sarà quella lì, una bomboletta che scoppia. Le abbiamo messe dentro un secchio pieno d'acqua, perché che non scoppiassero, no? E ce l'abbiamo lasciati tutta notte, che dopo io quel secchio lì con le mazzette le ho buttate in via Zanardi. Poi mi hanno mandato fuori in farmacia a prendere della roba per le scottature, perché lui qua gli era venuto un buco nella carne, no? Tutta una piaga gli era venuto, no? E mi hanno mandato fuori in farmacia a prendere la roba per le bruciature. Poi ho buttato via i blue jeans perché si erano bucati, la cinghia che era tutta rossa, che li ho buttati a Pontelungo dentro un bidone del Rusco, e poi a prendere da mangiare. Lunghissima che io mi sono arrabbiata, perché ho detto, ascolta, lei ci ha dato la casa, però se tu gli fai spendere 200.000 lire per telefono, dopo lei si incazza con me, no? Poi Orazio gli voleva, siccome aveva aperto l'armadio, aveva visto un montone che era nuovo, che era della Maria, no? Glielo voleva prendere perché a sua moglie gli aveva promesso il montone, no? E con quei pochi soldi che avevano trovato dentro la banca, perché gli avevano buttati via più della metà, non riusciva a portargli il montone, no? Allora gli ho detto, ma cosa fai? Dico, ci dà l'appoggio e tu gli vai a portare via un montone dall'armadio. Niente, fatto sta che dopo Rosario voleva andare a Milano perché voleva andare al night. Marchese Lorenzo si è incazzato perché... E c'era tantissimi soldi da 1.000 lire in mazzette, no? Tutti timbrati erano questi soldi. E mi hanno dato 1.800.000, mi hanno dato, no? Di soldi. Però mi hanno dato tutti quelli timbrati da 1.000 lire, tutti rotti, no? Poi dopo ho detto, guarda che ci vuole 1.000.000 per quella della casa, che me l'hanno dato sempre tutti da 1.000, da 2.000. Poi dopo io gli ho chiesto, messo da parte i soldi per lo zio, la sua parte per lo zio, Santino, e dopo io gli ho chiesto le 500.000. Zio di chi, scusi? Di Rosario. E dopo io gli ho chiesto a Rosario le 500.000 lire che mi doveva dare suo zio per i libri che gli avevo imprestato, no? Fatto sta che dopo Pinuccio, per mettere a posto le cose, mi ha dato 250.000 lire lui, no?
Rosario mi ha dato le altre 250, poi ha detto che quando veniva suo zio me la sarei vista con lui, no? Perciò mi hanno dato 1.800.000 più 500, che quelle erano le mie, più 1.000.000 della Luminetti. Ma siccome loro non sono stati 2 giorni, perché sono andati via l'indomani, io alla Luminetti ci ho dato solo 500.000 lire, le altre 500 me le sono tenute io, gli ho dato 1.000.000 alla Luminetti, no? Poi dopo ci ho messo 2 giorni con la scolorina a tirare via tutti i timbri dai soldi, perché erano tutti timbrati, avevano un timbro rettangolare, no? E io con la scorsero quelli che andavano, che erano timbrati perché andavano, quei soldi che vanno bruciati, non lo so, erano soldi vecchi. E così abbiamo fatto quella rapina lì. Poi quando è venuto su Santino, che dopo poi siamo andati a Brescia, quando è venuto su, che poi siamo andati a Brescia a vedere quella casa, si è incazzato come una bestia, perché io ho chiesto le 500.000 lire dei libri, perché dice che io non ha, come mi sono permesso, non avrei dovuto farlo, perché se io andavo giù e avevo bisogno di soldi, lui se non li aveva li andava a chiedere in prestito per darmeli, e che non mi dovevo permettere, insomma mi ha mangiato la faccia, mi ha mangiato, e ha detto di non permettermi mai più, che praticamente avevo i soldi per seppellire mia madre, io non li dovevo chiedere. E lì abbiamo cominciato la prima volta proprio, cioè a litigare, diciamo, con lui, no? Poi siamo andati a Brescia. Dopo lui, quando ha visto, l'indomani mi ha detto di andare a prendere i ragazzi che arrivavano a Milano, e poi dopo, quando sono arrivati i ragazzi, lui se n'è andato, che ha detto che andava a Milano da un suo amico, insomma lui aveva da fare a Milano, no? Intanto i ragazzi si davano da fare per vedere qualcosa in attesa di fare quel colpo che era da tanti anni che dovevano fare, no? Fatto sta che solita tiritera che hanno cominciato, sono troppo blindate, no? Allora d'assalto non si potevano fare, però si sono riversati sulle poste, perché le poste a Brescia c'hanno anche la guardia, come c'hanno le banche qua, c'hanno la guardia davanti alla porta, no? Insomma, in poche parole, hanno scelto una posta, e non tanto lontano da dove abitavamo noi. Cioè, noi abitavamo a Brescia 2, poi facevi il ponte, entravi in Brescia, giravi a sinistra e subito lì c'era la posta. Allora abbiamo cominciato ad andare là la mattina a vedere i movimenti della posta, questo, quell'altro, come era fatta dentro. Poi è arrivato la macchina, dovevo guardare, cioè come era andato via il furgone, io passandoli dovevo avvisare che loro entravano subito a fare questo colpo, no? Così ho fatto, solo che Marchese era già andato dentro in posta con una 24 ore e faceva finta di scrivere un vaglia, qualcosa, no? Signora, la interrompo un attimo, questa 24 ore dove l'aveva? La 24 ore è stato a Bologna, no? Siccome Orazio andava sempre a passeggiare lì in via Ferrarese, allora ha notato un'oreficeria vicino a casa mia, no? È arrivato in casa sparato e ha detto: ho visto io tutto l'oro, dice, c'ha le valigie con tutto l'oro. Allora sono partiti per fare il rappresentante, così, no? Detto da loro all'americano, no? Hanno aspettato che questo rappresentante uscisse, poi quando è stato sulla tangenziale, che l'hanno seguito loro con una macchina rubata, no? L'hanno bloccato, sono saliti in macchina con lui e gli hanno preso tutte le borse, una cosa e l'altra, poi lui l'hanno caricato tutto sulla macchina rubata che avevano e l'hanno lasciato andare dicendogli che se gli avesse... No, perché lui gli ha detto: guardate che io dell'oro non ce n'ho. Prima, dice, facevo il rappresentante di oro, adesso, dice, ho tutti i cinturini, quella roba lì, però loro non ci credevano, no? Detto, noi siamo dei rapinatori seri, dove i soldi gliel'ha dati indietro, questo qui ha preso 200.000 lire per regalarglieli, no? Per darglieli.
E Bertollo gli ha dato un cazzottone in testa e gli ha detto: che cosa mi fai l'elemosina? Ti sto regalando 1 milione, dice, tu mi dai 200.000 lire. Poi fatto sta che sono venuti tutti in casa mia con tutte queste valigie, no? Tutte queste valigie di metallo, quelle valigie da rappresentante, no? Le hanno scaricate tutto nella prima camera, tutto sul letto, c'era tutte delle scatoline, dei cinturini, tutta quella roba lì, e due 24 ore, no? C'erano dentro. Tutti incavolati perché non hanno trovato niente, fatto sta che dopo... Cioè, anche lì io mi sono incazzata perché mi hanno portato tutta questa roba in casa. Avevo la macchina rubata sotto casa con tutte quelle scatoline dentro e l'abbiamo lasciata in via Carracci, dove c'è il passaggio a livello, la macchina, no? Solo che Marchese si è tenuto la 24 ore, si è tenuto la 24 ore nera perché gli piaceva moltissimo viaggiare con la 24 ore. Dopo, tornando a Brescia, è andato dentro a Brescia con la 24 ore, faceva finta di scrivere qualcosa, è arrivato il furgone, io sono partita, gli ho fatto segno che era arrivato il furgone, Bertolo che era lì nella pensilina dove si prende l'autobus, cioè l'autobus, c'è una qui c'è il bar, qui c'è la pensilina dell'autobus e qui c'è la posta con la guardia davanti, no? E Bertolo era già qui con un giornale in mano. Dopo siamo andati tutti a casa e lui della 24 ore non ci ha messo dentro niente, non ci ha messo dentro soldi perché c'erano i sacchi. Che sacchi? Sì, i sacchi della posta, quelli con quelle scritte. Sì, e dove sono, e i soldi dove sono stati messi? I soldi loro avevano, siccome mi avevano mandato quando ero a Bologna, ma ancora le prime volte, mi hanno mandato a comprare quelle borsine piccoline che quando le chiudi sono piccole così e quando le apri diventano delle valigie, no? Che l'ho comprata da un cartolaio in piazza, non mi ricordo dove l'ho comprata, che praticamente quando le apri diventano delle borse così, no? E li hanno messi tutti lì dentro, i sacchi. E hanno fatto questa posta. Poi dopo si sono messi lì a tavolino a dividere i soldi, mi hanno dato 7 milioni o qualcosa perché ce n'era abbastanza in quella posta lì dei soldi. Allora io ci ho detto che praticamente quei soldi che mi avevano dati io li avevo spesi per la casa, no? E che mi dovevano dare la mia parte. Allora Marchese è saltato su e ha detto: chi dà l'appoggio dice lo deve pagare lui. Dico: ma se ti do l'appoggio in casa mia che non spendo niente, ma se io prendo una casa per appoggiarvi e pago tutto io, le spese me le dovete dare indietro. Lui ha detto: te la vedi, questo l'ha detto Marchese, no? Dopo è saltato su Rosario, ha detto: questo te la vedi con mio zio. Dice: questi sono quelli che noi ti diamo. E praticamente nella spesa del mangiare che facevo tutti i giorni, niente. E poi perché hanno messo 8 milioni, hanno dato la parte anche a Santino, che l'ha presa a Rosario, che gliela doveva portare giù, no? Poi finito tutto sono andati al night, alla sera, poi si sono fatti portare all'aeroporto di Milano, che sono ripartiti e sono ritornati giù. Un attimo, c'era la guardia all'ufficio postale? Sì. Normalmente la guardia di sta squadra, c'era qualcuno che lo prendeva o lo... Sì, Bertolo era quello che prendeva le guardie. Questo anche nelle altre rapine? Sempre lui. Sempre lui, sì. Sempre. Perché guardie. A Brescia, ufficio postale, c'era qualcun altro, signore? C'era Carmelo. C'era Carmelo, vero? Che c'era anche in Andrea Costa. In Andrea Costa. Sì, perché io in un primo tempo avevo detto che Carmelo non c'era mai. Le armi usate a Brescia? Eh? Le armi, che armi furono usate? Ah, quelle che io avevo portato da Bologna dentro il pannello della macchina, nello sportello, no? Avevo portato le armi, le chiavi, tutta la roba che serviva, insomma, avevo portato io. In più adesso c'avevano una pistola in più perché avevano quella della guardia della quelle più vecchie che sì. Perché prendevano quella nuova. E c'era qualche altra cosa di vecchio che scartavano?
anche dopo Brescia hanno scartato qualche altra cosa? Sì, sempre tutti i vestiti. I vestiti, e ne? E chi li prendeva sti vestiti? Li prendevo io. Dopo Brescia cosa? Dopo questa posta cosa succede? Dopo questa posta, dopo quella posta lì, siamo andati. Dopo loro vanno giù, no? Dopo si vanno al night, prima si vanno a comprare tutti i vestiti, poi vanno al night. Era capace di fare tutto, diciamo, no? Anche quando lo zio non c'era. Allora hanno cominciato ad andare a vedere delle altre banche, delle altre poste. Infatti, una sera siamo andati davanti a una banca che era enorme, no? E praticamente era di angolo così, no? La banca, con la porta di angolo così, no? Era enorme, perché sono andate dentro due guardie addirittura con la bicicletta, cioè in questa banca, no? Sono andate dentro le guardie con la bicicletta. Poi dopo, insomma, era difficile farle, ci voleva Manetta che facesse le chiavi, no? Perché siamo andati giù in fondo in una strada, che non so come si chiama, hanno notato una banca che probabilmente si poteva fare, che c'aveva come un cancello, e poi il Cavour. Il Cavour, sì. Il Cavour. Il Cavour. 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 E insomma hanno detto quella lì è una banca così, e praticamente questa banca rimaneva in questo vialone così, no? Però qui c'è la banca che fa angolo, l'entrata della banca è su questa strada, però dopo c'è una strada che gira a sinistra, però ci si può andare anche dal di dietro con un'altra stradina, no? Allora hanno cominciato ad andare a guardare questa banca, si saltava un cancellino, poi si andava dentro un cortile dove c'erano dei garagi, no? Però c'era anche Rosario voleva mandare a chiamare Manetta per aprirla con la chiave, no? Per poi farsi trovare dentro alla mattina quando venivano gli impiegati, no? Invece Orazio ha detto: sono capace anch'io di fare le chiavi, no? Aspetta a chiamare Manetta, perché dopo gli devono dare dei soldi, giusto? Sono capace anch'io di fare le chiavi, una cosa là. Allora andavamo lì la notte, brum, e su e giù, sta saracinesca, e su e giù, no? Ho detto io, ma vi sentono? Dice no, perché ci sono i garagi. Le chiedo di ripetere di che banca stiamo parlando e chi è la persona che disse sono anch'io capace di fare le chiavi, non c'è bisogno la che banca, mai. Mi ricordo che c'era agricoltura, però il nome della banca non lo so. A che strada era? E dunque, quando vai sempre dritto, poi è andato un momento, c'è un bivio così, tu prendi a sinistra e praticamente rimane sulla strada che prosegue questa banca, no? Orazio ha detto, sono capace anche io di fare le chiavi. Infatti tutta notte andava là, provava la chiave, veniva a casa, la limava, insomma non ha concluso niente, insomma sono stati costretti a chiamare Manetta, no? Infatti Manetta è venuto subito, lo sono andata a prendere all'aeroporto di Milano, è venuto lì e tutta notte si lavorava, perché tutta notte bisognava portare Manetta a vedere questo e quell'altro, e siamo andati lì, Manetta ha guardato la serratura, è venuto indietro, ha fatto un po' la chiave, è andato là, aveva un pezzettino di lamierina, un pezzettino di ferro, di qualcosa per poter fare in modo di tirar fuori il pezzettino di chiave che c'era rimasta dentro la serratura, no? Cosa ha fatto? Siccome non ha trovato niente, ha smontato un pezzo del lampadario. Siccome c'era un lampadario con quelle anelle di metallo, c'era tre anelle nella camera da letto e nel lampadario, no? Lui ha tirato via una di quelle anelle lì, poi l'ha limata, l'ha appiattita, ha fatto, è riuscito a tirar fuori quel pezzettinino di chiave che era rimasto là dentro, e poi dopo ha fatto la chiave, però la porta l'hanno aperta. Poi sono andati anche dentro e hanno detto che sul bancone c'era un cappello di una divisa, non so se era di una guardia o di qualcuno, cioè si è aperta questa porta, era tutto a posto, no? Allora dopo è arrivato Santino, però prima di tutto questo io non mi ricordo più se prima o se dopo che è arrivato lui, no,
dopo, poi è arrivato Santino, no? È arrivato Santino e... Signora, un attimo, la interrompo. Le persone che abbiamo detto, che lei ha nominato, e indicato per la, per le banche di Bologna, per la, l'ufficio postale, quando facevate, facevate questi lavori su e giù con la saracinesca a questa banca dove c'è il nome agricola, agricoltura o quel che è? Mancava Pinuccio, perché Pinuccio era stato arrestato, era stato arrestato. Io l'ho detto prima che come tempi posso mettere una cosa davanti all'altra, perché i tempi non me li ricordo. Pinuccio era stato arrestato. Per quale ragione era stato arrestato? Se ricorda assieme a chi? O in... No, praticamente è stato così, no? Che abbiamo saputo che Pinuccio è stato arrestato in novembre, all'inizio di novembre, no? È stato arrestato assieme... Cioè, praticamente io quando ho aperto il giornale, che sapevo già che era stato arrestato, no? Ho visto tre fotografie, c'era quella di Pinuccio, un altro con la barba e uno che a me mi sembrava Marchese Lorenzo, perché ci assomigliava. E ho detto, guarda Lorenzo, no? Dopo è venuta su la moglie di Bertolo, a casa mia, con, suo, con i suoi due figli, poi c'era una signora che si chiamava Anna Fontana, come me, che l'ho saputo dopo, che sarebbe stata la moglie di quello con la barba, di Spinale, no? Di Spinale, con le due bambine, perché ha saputo che i loro mariti erano stati portati a Bologna. Allora io ci ho detto con la Franca, dico, ascolta, ma questo qui non è mica Marchese Lorenzo. E lì è nata un po' una discussione, perché, di, perché la moglie di Spinale diceva, mio marito è stato arrestato in posto di uno di questi perché si sono sbagliati, perché mio marito non ha mai fatto de, non, non, delle rapine, non ne fa più, perché adesso lui faceva l'esattore, cioè praticamente Franca si è incazzata e dice, sì, come tuo marito delle rapine non ne ha mai fatto, perché dice, fa le rapine alle coppe che ammazza anche la gente, insomma si sono rimproverati tutte queste cose. Hanno litigato perché la moglie di Spinale voleva andare da Marchese Lorenzo a chiedergli dei soldi per poter dare da mangiare alle bambine, perché dice che era stato arrestato in posto suo, che lui non c'entrava niente con queste rapine, no? Bertolo mancava quando siamo andati, quando... Perfetto, un'ultima domanda, Presidente, prima... Quando dopo, la, dopo la, l'ufficio postale di Brescia, quando Rosario andò via, ci fu qualche disguido sulle chiavi? Chiavi, perché erano due mazzi, no? Si è preso le chiavi, allora ci ho detto, dico, perché prendi le chiavi? Dice, perché se mi va di venirci, loro ho detto, come ci vieni? Dico, la casa è intestata a me, se succede qualcosa, dico, ci deve essere una donna, dico, perché se cominciano a vedere degli uomini andare su e giù. Infatti da Santino c'era stato proibito di andare a fare colazione o bere qualcosa nel bar di sotto. Dovevamo, dice, perché poi una chiacchiera tira l'altra, dice, dovevamo andare a bere il caffè da un'altra parte, no? E insomma, fatto sta che lui si è preso giù le chiavi, anche lì abbiamo avuto una discussione, perché io avevo paura che loro ci andassero quando io non c'ero. Ma no, perché che facessero qualcosa che poi non mi davano i soldi, avevo paura che li arrestassero in casa mia, rimaneva imboscata dentro un cortiletto al primo piano, una cosa e l'altra, però il bar di sotto le vedeva tutti questi 5-6 uomini che andavano avanti e indietro, e se c'ero io era un altro paio di maniche, giusto, potevano essere fratelli o, non so, qualcosa del genere, insomma. Esauriente la risposta? Sì, volevo solo sapere se poi ha fatto un riferimento, ha rimediato a questa cosa con qualche sistema. Dopo? Dopo, sì. Sì, dopo sì. Cosa ha fatto? Ho cambiato la serratura, ma è stato dopo questo? È stato dopo, cambiò sì. La serratura. Sì, mandai Carmelo a cambiare la serratura. Va bene, se dobbiamo interrompere, interrompere. Sospendiamo a questo punto e riprendiamo lunedì alle ore 9. Prenda atto di questa raccomandazione del Presidente. Sì, perché oggi siete arrivati alle 10. Allora, prima di chiudere l'udienza, il Presidente detta verbale la seguente. Sulla richiesta fatta all'udienza odierna dall'imputato Amato Carmelo,
di poter leggere una memoria scritta. Alla presenza della coimputata Fontana Anna Maria. Prima o nel corso dell'esame che la stessa rende, il Presidente respinge la richiesta perché la desiderata presenza della Fontana può far ritenere che lo scritto di cui si chiede di dar lettura possa contenere messaggi di qualsiasi genere diretti alla Fontana e non percepibili da parte della Corte. 1. L'invio di messaggi dagli imputati alle persone chiamate a rendere testimonianza o dichiarazioni in qualità di coimputati. Poiché potrebbero influenzarne le dichiarazioni successive. Punto. Tutto ciò è cosa diversa dal diritto dell'imputato, virgola, sancito dall'articolo 494 CP sull'oggetto dell'imputazione. Punto. Ribadisce che gli imputati possono in qualunque momento depositare memorie scritte alla segreteria della Corte. L'udienza è rinviata a lunedì ore 9.